è la mia postazione trucco, siccome nel corso del tempo tante mi avevate chiesto di far vedere questa postazione che ogni tanto compariva nella mia stanza, e allora siccome stavo pulendo, mettendo a posto, ho deciso di approfittarne di fare il video, così vi faccio vedere dove mi trucco. Allora, scusate, qua c'è lo specchio, scusate se vedete il letto tutto da rifare, ma sto appunto facendo i lavori di casa, quindi ovviamente in E disordine. La mia postazione trucco è composta da questa console che praticamente è sospesa, cioè è stata fatta su misura quando ho comprato la camera da letto. Ho fatto fare su misura anche questa postazione perché c'è questa rientranza. E quindi ho pensato di mettere appunto la console per il trucco. È uguale ai miei armadi che vedete qui. Adesso, ecco, vedete? Quindi è uguale agli armadi e l'ho fatta fare appunto su misura. Praticamente, poi qua c'è lo specchio, console, e questa è una sedia con le rotelle che ho preso in un secondo momento, l'ho trovata in un negozio siccome era uguale e praticamente l'ho comprata. Poi si può alzare, si può abbassare e appunto completa, diciamo, questa console. Poi in un secondo momento a parte ho preso anche questa lampada con la luce bianca che uso appunto per truccarmi. Allora, questa console è sospesa, come vi dicevo, cioè praticamente è attaccata al muro, non ha un punto d'appoggio. Infatti, se vedete sotto, scusate anche qua il casino, ho messo sotto, ovviamente non avendo spazio in casa, vedete che non ha i piedi praticamente, è attaccata proprio sospesa, in sospensione. Mi piaceva molto come idea e l'ho fatta fare così. Io sotto il mondo, perché ovviamente sono tutti trucchi. Tengo lì, tengo qua, tengo queste due scatole. Questi scatoloni sono cose che devo recensire, cioè non so più dove mettere la roba, quindi ho sfruttato lo spazio sotto. Allora, qua ci sono due cassetti belli grandi, sono enormi. E qui tengo tutti i miei trucchi che adesso non sto a farvi vedere. Comunque li ho ordinati un po' secondo le mie esigenze, quindi qua le palettine. Poi qua ci sono tutti gli ombretti in crema. Questi qua sono quelli di Chanel in crema. Qua è il reparto proprio ombretti viso, diciamo, gli eyeliner. Poi qua ci sono i fard, i fondotinta, altri ombretti. Questi qua sono gli ombretti in polvere della MAC, della Neve. E ho organizzato così. Qua ci sono altre palettine di ombretti, fard e terre, eccetera. E ho messo a posto un po' questi cassetti perché prima erano veramente qualcosa di osceno dal disordine. E qua invece tengo altri prodotti, questo qua è per pulire i pennelli, le basi, qua ci sono dei campioncini, sempre queste sono cipria, questa è un'altra cosa per pulire i pennelli, qua ci sono gli ombretti normali, diciamo, quelli mono, altri ombretti, e qua ci sono tutti i pigmenti della MAC. E qua ci sono altre palettine, cose per le unghie, c'è qualcosa un po' di random, diciamo. E questo qua in fondo è il reparto dei rossetti, tutti i miei rossetti. Ecco, poi queste scatoline qua trasparenti io le ho aggiunte in un secondo momento e le ho prese praticamente nei negozi di bricolage. Praticamente ci sono delle cassettiere di plastica dove sono fatte per mettere gli utensili, la minuteria per diciamo le viti, eccetera. E io li ho tolti da quelle scatole e li ho inseriti qua per tenere ovviamente più ordinato il tutto, perché vedete sono fatti così.
trasparenti e li ho infilati tutti qua. Questi sono tutti i miei lucidalabbra, anche questi, e qua ci sono i rossetti. Così stanno più in ordine, altrimenti sarebbero tutti sparpagliati. Quindi sono due cassetti belli grandi. Vi faccio vedere aperti tutti e due. Ecco questa. Vedete, sono grandi come tutta la console. Poi, vabbè, lo specchio è enorme e mi ci trovo bene. E basta, e sotto dovrebbe esserci bel pulito, dovrebbe esserci il nulla, e invece è pieno di roba. Lo spazio è quello che è, e devo sfruttare un po' tutto. Adesso vi faccio vedere quello che invece metto di solito sulla console. Sopra ci metto le cose che uso di più per truccarmi. Ecco, allora questo è come compare solitamente la console. Qua ci sono tutte le matite occhi. Poi qui ci sono alcune matite labbra, quelle che uso di più, i piegaciglia. Qua ci sono dei mascara con il pettinino per le sopracciglia e delle matite per le sopracciglia. E questo contenitore che ho trovato alla Upim e ho messo dentro appunto le cose che uso di più, quindi vabbè, i pennelli. Poi qua ci sono fondotinta. Poi c'è la mia BB cream. Quindi altri pennelli, lucidalabbra che uso di solito. Questi sono degli eyeliner, quelli di Make Up Forever. Qua c'è il fantasmino della pupa, questo che fa così, che vabbè, mi piace tenerlo qua. E questi sono dei dischetti se per caso dovessero servirmi. Poi io quando mi strucco comunque vado in bagno, non lo faccio qua e niente, quindi ecco, questa è la mia console. Ve la faccio vedere anche così. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao.